Poracci bravissimi che avete riconosciuto il primo indimenticabile driver e mi fa anche piacere sapere che come me in molti non hanno mai superato il trauma del parcheggio tutorial. Il più veloce di tutti però è stato il Nick non conta, ma la risposta più bella l'ha data Jacopo. Poro al volante, leak costante. Questo potrebbe diventare addirittura il motto del TG Poro. Allacciate le cinture, qui si drifta a suon di risposte sbagliate. Di che gioco si tratta? Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi direttamente dal 2201. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, piena di speculazioni, analisi e notizie ufficiali. Ce n'è veramente per tutti i gusti. Parleremo infatti di nuove indiscrezioni sul futuro di Mario Kart, del nuovo trailer di Leggende Pokémon Arceus, ma anche di brutte notizie per Pokémon Go. E per finire daremo anche un aggiornamento sull'edizione 2022 dell'E3. Si può chiedere di più? Si può fare di meglio? Certo, ma per poterci riuscire bisogna innanzitutto conquistare in modo non violento YouTube Italia. Quindi unitevi all'armata poraccia e lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche, ma soprattutto seguitemi sugli altri social, trovate tutti i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Bene, partiamo con qualche notizia al volo e direi di riprendere in mano i dati di vendita giapponesi, perché le ultime due settimane di dicembre 2021 hanno visto dei risultati estremamente interessanti, con Nintendo in cima a tutte le classifiche. Una Nintendominazione! Tra il 20 dicembre e il 2 gennaio Famitsu ci fa sapere che i 10 software più venduti sono stati tutti presi dalla libreria Switch. A parte gli inossidabili Smash Ultimate, Mario Kart 8 e Animal Crossing New Horizons, i primi due posti sono occupati da Mario Party Superstars, che si avvicina sempre di più al milione di copie complessive, e da remake di quarta generazione Pokémon, che si confermano come tra i titoli più apprezzati della stagione, ormai prossimi alle 2,5 milioni di copie complessive. Addirittura sono tornati in classifica al decimo posto anche Spada e Scudo. Vi chiederete perché? Perché no? Mentre per gli hardware, probabilmente grazie alla reperibilità delle console, anche qui Switch non ha avuto rivali. OLED è ufficialmente il modello preferito dal pubblico Nintendo, ma anche il modello base e Lite vendono come il pane. Solo la Lite, ad esempio, ha venduto più di tutte le console rivali messe insieme. Numeri veramente fuori controllo. Ve l'aspettavate un successo del genere? Ieri abbiamo parlato della scelta di Konami di festeggiare il 35esimo anniversario della serie di Castlevania con delle iniziative a base di NFT. Mentre tutto il mercato continua a muoversi goffamente nei confronti degli NFT, Sega ad esempio ha appena fatto un passo indietro, mentre GameStop dichiara di essere pronta a investire nel neonato settore, noi collezionisti vecchio stampo possiamo comunque rifarci con questa iniziativa portata avanti da Limited Run Games, semplicemente spacca mascella. $175 per l'edizione definitiva di Castlevania Requiem, una limited come se ne vedono poche in giro. C'è anche la bara che funge da punto di salvataggio con tanto di box del testo rimovibile. Bellissimo. I pre-order saranno aperti il 14. C'è qualcuno di voi che farà la follia? Mentre Nintendo è concentrata a massimizzare l'entusiasmo intorno a Leggende Pokémon Arceus, la sua prima grande esclusiva di questo 2022, Sony continua la sua campagna di marketing nei confronti di Horizon Forbidden West. Dopo un focus sul gameplay e le creature che popolano l'Ovest proibito, il nuovo trailer appena pubblicato presenta le tribù che popolano la regione del seguito di Horizon Zero Dawn. Ridendo e scherzando, ci siamo! Il gioco uscirà fra poco più di un mese, precisamente il 18 febbraio, e sarà acquistabile anche su PS4, con possibilità di aggiornamento gratuito su Next Gen. C'è qualcuno di voi in hype per Forbidden West? Ma passiamo alle notizie del giorno. Continuano infatti a susseguirsi indiscrezioni e rumor sul possibile futuro della serie di Mario Kart. Una prospettiva molto particolare se pensiamo che fino a un mese fa più o meno tutti quanti erano concordi nel dire che difficilmente avremmo visto nel breve periodo un seguito diretto di Mario Kart 8 Deluxe, visto quanto vende il gioco. Eppure sempre più voci di corridoio sembrano puntare nell'arrivo imminente di un nuovo episodio della serie.
Il sito gameindustry.biz ha condiviso le previsioni di alcuni analisti del settore su come si evolverà il mercato nel 2022. A risultare particolarmente interessante è la scommessa del famosissimo dottor Serkan Toto di Kantan Games, che si aspetta novità importanti per quanto riguarda il brand di Mario Kart. Toto è infatti convinto che, nonostante gli ottimi dati di vendita di Mario Kart 8 Deluxe, Mario Kart 9 sia attivamente in sviluppo e che potrebbe essere svelato già durante quest'anno. Il gioco sarebbe basato su un concept in grado di rivoluzionare la serie. Chissà, magari qualcosa come il doppio pilota di Double Dash, o magari la conferma che l'intenzione sia più quella di creare un Nintendo Kart che funga da crossover tra tutte le IP Nintendo, alla Smash per intenderci. Non contento, l'analista ha aggiunto che il 2022 vedrà l'arrivo di un'altra serie storica Nintendo nel campo dei giochi mobile. E qui sono curioso di sapere la vostra. Quale grande nome potrebbe effettuare il passaggio in versione cellulare? Se mi tirano fuori un F-Zero per mobile, io impazzisco, e non in senso positivo. Comunque possiamo vedere queste prediction sotto una luce positiva e una negativa. La positiva è che almeno questa sembra più realistica di un Mario Kart 10. La negativa è che per l'anno scorso Toto aveva previsto l'arrivo di Switch Pro. Diciamo che forse il buon Serkan non ci prende sempre. Quella di oggi è stata una giornata ricca di emozioni per i fan Pokémon. Da una parte abbiamo avuto un nuovo trailer di ben 6 minuti che mostra a fondo il gameplay di Leggende Pokémon Arceus. Dall'altra delle inquietanti novità sul futuro di Pokémon Go. Il trailer, per quanto sia solo in giapponese al momento, è interessante e toglie molti dubbi su quello che sarà il loop del gameplay di Leggende Pokémon. Come ha detto il buon Saidonia, non si tratta di un trailer che rivoluziona la percezione che ci siamo fatti del titolo, ma è più che altro una conferma sul lavoro svolto da Game Freak. Graficamente rimane imbarazzante, ma il gameplay ha delle grandissime potenzialità e potrebbe veramente rappresentare una ventata d'aria fresca significativa, quella piccola grande rivoluzione che la fanbase richiede ormai da anni a gran voce. Sapete invece cosa non è mai stato richiesto da nessuno? Le pubblicità su Pokémon Go. Peccato che tramite il data mining dell'aggiornamento 0.227.0 è stato scoperto che la patch include principalmente dei placeholder per la nuova libreria dei Google Ad, quindi molto probabilmente l'intenzione è quella di introdurre pubblicità di varie entità all'interno del free to play. Vi potete immaginare qual è stata la reazione della community, il cui pensiero può essere riassunto in: non solo avete fatto i miliardi con le microtransazioni, ora mettete pure la pubblicità. Pensiero che difficilmente non si può non condividere. Ma forse la cosa più assurda di tutte è che ci sono utenti che ammettono pubblicamente di aver speso circa $3,000 su Pokémon Go. Complimenti. E voi poracci, cosa ne pensate del nuovo trailer di Leggende Pokémon Arceus? E poi, avete mai ceduto al lato oscuro delle microtransazioni su Pokémon Go? E per chiudere, un piccolo aggiornamento al volo sul futuro delle E3, che purtroppo però non è una bella notizia. L'edizione 2022 della famosa fiera di videogiochi è a rischio. Eh sì, perché il comitato organizzativo dell'ESA per ora ha solo confermato che per il terzo anno di fila l'edizione in presenza dello show è stata cancellata a causa dei rischi dettati dalla pandemia, ma al momento non c'è stata alcuna menzione di un possibile show in versione digitale come gli scorsi anni. Ricordiamoci che Nintendo ormai partecipa indirettamente alle E3 con i suoi Direct, Sony da forfait da anni e Microsoft ha dimostrato senza problemi di poter mettere su uno show in streaming senza l'aiuto di una grande piattaforma come l'E3. Aggiungiamoci la competizione portata avanti da eventi come Summer Game Fest e io non darei così per scontata l'edizione digitale 2022 dell'E3. Che sì, è un'istituzione in crisi ormai da anni, ben prima dell'avvento della pandemia, ma mi fa veramente strano pensare a un anno senza l'immancabile appuntamento dell'Electronic Entertainment Expo. Ma forse sono solo eccessivamente nostalgico. Voi poracci lo subite ancora il fascino del clima E3? E questo poracci era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a lunedì per un nuovo video. Voi, mi raccomando, sapete quello che dovete fare. Riposatevi, fate bravi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Porocart Michele Arceus. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto.
come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Io sono il Porarch.